Grazie alla professoressa Pertegas per questo panorama dal di fuori, per così dire, della Unione Europea, del suo diritto, e per la segnalazione delle prospettive ulteriori che questo può portare riguardo ai temi in discussione. Devo dire, l'ho sentito con qualche preoccupazione, perché mi pare che per il momento almeno questo contribuisca alla complicazione ulteriore del quadro, e quindi mi chiedo con qualche timore quale potrà essere la comprensione dell'ordinario consulente di questo intrico di fonti che si viene a profilare nella materia brevettuale. Ma di questo ci dirà il futuro. Ora diamo la parola al professor Roberto Baratta, che ci riferirà sul tema la natura del Tribunale unificato tra Tribunale nazionale comune agli Stati e Tribunale internazionale. Aggiungo, mi sono dimenticato di dirlo prima, che la limitazione di tempo alla quale siamo obbligati consiglierebbe di rimanere, se possibile, entro la ventina di minuti. Assolutamente. Assolutamente, sì. Senz'altro, signor Presidente, grazie, mi aggiungo al coro dei ringraziamenti per l'Università e in particolare per Costanza. La natura di questo giudice, quindi cercare di capire esattamente che tipo di figura è nel panorama dei rapporti internazionali, il panorama anche degli accordi internazionali, è uno degli aspetti che può contribuire anche a chiarire alcuni profili sui quali si discute molto, anche ai fini di comprendere se è il caso o no di partecipare a questo accordo internazionale. Questo è un accordo che è stato firmato, come sapete, il 19 febbraio 2013 da 24 Stati membri, perché la Bulgaria poi il 25esimo Stato ha siglato l'accordo il 5 marzo, al momento Polonia e Spagna non hanno firmato, come sapete invece l'Italia ha firmato, mentre la Croazia, il 28esimo Stato, in base a una clausola dell'accordo, potrà, come si dice in diritto internazionale, è un accordo internazionale aperto, quindi altri Stati membri potranno sempre partecipare. Sapete benissimo che un solo Stato al momento ha ratificato, e l'Austria durante il mese di agosto, come ricordava anche questa mattina il dottor Koenig. Questo accordo è certamente un'opzione B, perché come sapete già il parere 109 ha respinto quel progetto di accordo internazionale, che era un accordo internazionale misto, cioè un accordo che doveva essere concluso dagli Stati membri dell'Unione, dalla stessa Unione Europea e anche da un numero imprecisato di Stati terzi. Quello sarebbe stato importante, la partecipazione dell'Unione, perché questo avrebbe, in quel disegno, l'Unione diventava anche parte della convenzione di Monaco del 73. Nel momento in cui si adotta questo piano B, cambiano molto una serie di elementi. Fondamentalmente il motivo per cui il pacchetto normativo sul brevetto dovesse essere completato da una giurisdizione unificata, composta da giudici specializzati, è un punto sul quale siamo stati tutti d'accordo, gli Stati, stakeholders, le istituzioni, la Commissione. Questo spiega anche perché a un certo punto non si è scelta la strada del disegno, diciamo così, il marchio. Ma ci torniamo fra poco. Tutti convenivano poi sul fatto che questo tribunale dovesse avere un doppio volere giurisdizionale. Da un lato, i brevetti classici fondati sulla Convenzione di Monaco. Dall'altro, quelli che in quel momento, perché il Trattato di Lisbona non era ancora entrato in vigore, perché il negoziato comincia nel 2007, quelli che erano chiamati i
brevetti comunitari. Quindi doppio volo giurisdizionale. E tutti perché questo? Perché era necessario avere un tribunale specializzato, perché è noto e gli specialisti di diritto industriale e commerciale lo sanno meglio di noi, che uno dei limiti e una delle lacune più importanti del sistema di Monaco è l'assenza di un tribunale, di un organo giurisdizionale. Questo determina, come voi sapete, che in materia di in tutte le controversie concernenti la contraffazione di un brevetto oppure anche la revoca dei brevetti, possono esserci una molteplicità di giudizi sulla stessa causa, perché effettivamente in quel quadro normativo la competenza giurisdizionale rimane sostanzialmente nelle mani dei singoli e delle singole giurisdizioni nazionali. Questo determina una serie di problemi, molteplicità di costi, forum shopping, torpedo motions e mi fermo. Ma comunque poi c'era un argomento fondamentale che fu avanzato dalla Commissione in uno studio che la Commissione ha diffuso, ma che è stato affidato a un soggetto esterno, da cui risulta che i costi per l'industria europea legali della tutela giurisdizionale sugli strumenti di proprietà intellettuale erano da 148 a 280 milioni, 289 milioni, ogni anno solo in spese legali. È chiaro che quindi si è cercato di disegnare uno strumento giurisdizionale che rispondesse a una serie di criteri, che erano quello di un sistema giurisdizionale snello ed efficiente, destinato a ridurre i costi, facendo sì sostanzialmente che quel denaro che veniva speso dalle imprese europee per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale dovesse essere il più possibile ridotto attraverso un sistema giurisdizionale efficiente e snello, composto da giudici altamente preparati e specializzati, in modo tale da destinare quelle risorse all'innovazione tecnologica, alla competitività. È chiaro che da un punto di vista di un governo, qualunque esso sia, il diritto dei brevetti è un diritto che anzitutto deve servire a tutelare gli interessi economici e industriali del paese. Io, da avvocato privato, posso forse non essere molto contento del fatto che un sistema snello, efficiente, fondato da una sola corte d'appello, e voi sapete che in Italia quante corti d'appello ci sono all'interno di una regione, ebbene, proprio pensato, un'unica corte d'appello per 27 paesi all'epoca, adesso sono 28, in grado di servire oltre 500 milioni di cittadini e non so quante migliaia, milioni di imprese potenzialmente interessate. Quindi è dal punto di vista degli interessi generali di un paese, dell'approccio di un governo, mi pare che non ci sia grande questione. È chiaro che in questo modo si vanno a toccare alcuni interessi specifici. Ora si tratta evidentemente di capire quali sono alcuni elementi di questo sistema giurisdizionale. È evidente d'altra parte, poi chi di voi ha letto alcuni contributi, soprattutto di industrialisti, di avvocati, sulle riviste specializzate, in particolare anche italiani, si dice che questo è un sistema giurisdizionale che è sbilanciato a favore del patent holder. Certo. E che avrebbe potuto essere diversamente, secondo voi? Ma se l'Unione oggi europea guarda sempre di più all'innovazione, alla competitività, è evidente che si tutela chi investe sulla proprietà industriale, chi fa fare un salto di qualità, perché è evidente anche che l'Unione Europea, un sistema come il nostro, certo non può competere, difficilmente può competere con i bassi costi, dobbiamo competere su un altro livello, sui bassi costi dei prodotti importati, sono io? Ah, questo, scusate.
Quindi noi dobbiamo certamente competere su noi, io no, ma insomma dico l'Unione Europea, gli interessi generali e in particolare la Commissione, che ricordo ai sensi dell'articolo 17 del Trattato è obbligata a perseguire gli interessi generali. Detto questo, è chiaro che il modello normativo che poteva uscire fuori nel momento in cui dal 2007 si comincia a discutere subito di giurisdizione non poteva essere che impostato che in questo modo, direi. Ma vediamo brevemente quali sono alcuni di questi elementi del sistema giurisdizionale, soffermandomi in particolare sulla questione della natura di questo giudice, che da un punto di vista internazionalistico è estremamente interessante e singolare. Nel parere 109, però, certamente dopo il parere 109 c'erano tre possibilità. Three way forward. Una era quella di seguire il modello dei marchi, dei disegni. L'altra quella dell'articolo 262 del trattato e l'altra quella del Benelux Court. Perché la Corte Benelux è quella che poi era indicata nel paragrafo 82 del parere 109. Come sapete, quest'ultimo è il modello seguito. Perché non si è seguito quello dei marchi, che è stato pure suggerito questa mattina da un collega? Ma perché non è, fondandosi sulla giurisdizione dei giudici nazionali, il rischio che sui brevetti si sarebbero potuti pronunciare giudici non specializzati? Perché è evidente che in Germania ci sono giudici specializzati, in Francia, in Italia abbiamo un altissimo livello di giudici nazionali specializzati in questo, però evidentemente, e non dico chi, ma non so, immagino che in qualche altro paese possa non esserci lo stesso livello di specializzazione. L'articolo 262 era impossibile, per un motivo estremamente semplice, perché dopo il parere 109 i rapporti si erano talmente deteriorati all'interno del Consiglio che il 262, essendo basato sull'unanimità, è evidente che se si bloccava il volo giurisdizionale, perché alcuni stati lo combattevano, la cooperazione rafforzata, si bloccava l'intero pacchetto. E perché, d'altra parte, alcuni stati non hanno mai voluto il 262. Vi ricordo che nel 2007... Come nasce nel 2006-2007, come questo dossier comincia a essere discusso in Consiglio, Italia, Francia e Portogallo fanno una proposta informale alla Commissione dicendo usiamo il 262. Non lo è stato mai fatto perché ci sono alcuni governi che non l'hanno voluto. Perché incrementare i poteri della Corte di Giustizia non rispondeva ai loro desiderata politici. Questo è... Vi ricordo, il 262 prevede come base giuridica anche che quel tipo di decisione deve essere ratificata dai singoli parlamenti nazionali in base alle rispettive procedure costituzionali. Alcuni governi hanno detto guardate che questa cosa qui non passa, quindi era impraticabile, anche se poi è stata sempre la posizione, forse suggerita anche dal governo italiano nell'ambito dell'uno della procedura 109, perché il governo italiano è intervenuto, la Corte disse quella è un'opzione, non è il 261, non è l'unico modo. Tanto è vero che ha offerto nel paragrafo 82 la come elemento ulteriore di riflessione agli Stati, che è stato immediatamente colto, quello del modello Benelux. Arriviamo al punto adesso su questo per cercare di capire qual è la natura. È evidente che si tratta di un accordo internazionale, quindi formalmente è un trattato di diritto internazionale. Però dà luogo a un organo giurisdizionale abbastanza singolare e le cui caratteristiche si comprendono soltanto alla luce del background del parere 109. Chi ha letto appunto potrà seguirlo facilmente, questo parallelismo tra alcune caratteristiche del tribunale che sto per indicare e il parere 109. Intanto certamente è una corte definita common, comune, agli stati membri dell'Unione. Solo gli stati membri dell'Unione possono partecipare, ma la cosa importante è che evidentemente questa corte deve essere in grado
di rispettare i principi strutturali dell'ordinamento giudiziario dell'Unione come sono stati indicati nel parere 109. Di qui si capisce che possono partecipare solo gli Stati membri, non gli Stati terzi evidentemente, come era previsto nel vecchio modello. L'Unione non partecipa più, non è più un accordo misto, è un accordo di puro diritto internazionale. Si può discutere se questa è una implicazione necessaria o no del parere 109. Questo giudice comune agli Stati membri è costruito come parte integrante dei sistemi giurisdizionali nazionali. Questo mi pare un dato di difficile contestazione. È un sistema giurisdizionale unitario, unificato, sia in termini di competenza giurisdizionale, sia in termini di competenza interna, territoriale interna. E quindi qui chiunque andasse a leggere la versione italiana dell'accordo e sottolineasse il fatto che ci sono termini che non corrispondono al modo in cui noi definiamo sulla base dell'ex fori, del nostro ordinamento, quei termini, ha sbagliato angolazione, ha sbagliato prospettiva. Perché questo è un tribunale internazionale, deve tener conto di questo. La traduzione dell'accordo dall'inglese con cui è stato negoziato in italiano deve tener conto della natura internazionale, quindi è inutile rimproverare la versione linguistica italiana di pecchi o difetti, perché l'angolazione è sbagliata. Vado rapidamente perché vedo che già non voglio andare troppo oltre, poi eventualmente ci saranno domande. Allora, è una corte che ovviamente sottrae giurisdizione ai giudici nazionali. La misura in cui queste competenze esclusive sono attribuite a questa Corte internazionale, i giudici nazionali non hanno più competenza. Le decisioni di questo tribunale sono enforceable, quindi eseguibili, in tutti gli stati contraenti. Bisognerà vedere poi su questo modello, su queste norme, come influirà anche la proposta della Commissione di modifica del regolamento Bruxelles 1. Questa Corte unificata deve garantire il rispetto dei diritti individuali in base all'ordinamento dell'Unione. Esplicitamente si dice nell'articolo 20 che la Corte applica il diritto dell'Unione and shall respect its supremacy. Notate bene il primato del diritto dell'Unione rispetto agli ordinamenti nazionali non è fissato nemmeno nei trattati istitutivi. Qui sì. Chi ha visto il Trattato di Lisbona, una norma analoga non c'è. Fu tolta, era nel Trattato Costituzionale e poi è stata eliminata. Qui invece c'è. Questo giudice si inserisce perfettamente all'interno del modello di protezione giurisdizionale dei diritti come concepito dalla Corte di Giustizia, in particolare nel parere 109, ma anche nella tradizione giurisprudenziale precedente. Le condotte dei giudici nazionali, di questa OPC, di questa Unified Patent Court, sono attribuiti direttamente agli Stati, individualmente e collettivamente, con la doppia conseguenza che se questo giudice comuni agli Stati viola il diritto dell'Unione, si applicano le norme sulla procedura di infrazione previste dal Trattato, e per di più, se questo giudice unificato causa danni agli individui per non corretta applicazione del diritto dell'Unione in base alla giurisprudenza Kobler, come sapete, bene, genera responsabilità individuale e collettiva in capo agli Stati. Per di più, ovviamente, come tutti sanno, si applica la normativa sul rinvio pregiudiziale. Questo che sta a significare, tutti questi dati rapidamente enunciati, che si tratta di un modello veramente unico. Per di più, vi dico anche che questo accordo internazionale non prevede una clausola di denuncia. Cioè, questo
è un accordo internazionale in cui esplicitamente, volutamente, non è prevista una clausola di recesso. È un po' come un matrimonio senza diritto di divorzio. Perché? Secondo, questo è stato discusso durante il negoziato, perché? Quindi è più vincolante di un matrimonio, che normalmente negli stati nazionali ci si può divorziare. Qui no. Perché? Perché si dice che questo accordo internazionale è talmente intimamente connesso all'appartenenza dell'Unione al processo di integrazione europea che fa parte così integrante di quel processo, per cui non è previsto, non è possibile la clausola di recesso. Voi direte, gli esperti di diritto internazionale sanno benissimo che poi questo non è l'unico modo per far estinguere un trattato internazionale, però certamente questo è indicativo. Tutto questo per dire cos'è? È un giudice che ha qualche anche colorazione, se volete, di un modello federale di giustizia, limitato. Questo non vuol dire che il diritto, che l'Unione si sta trasformando in un sistema federale, assolutamente no, però un modello di giurisdizione particolarmente interessante, che è un modello di giurisdizione, vorrei, poi forse ne possiamo parlare anche con gli specialisti a parte, che è una evoluzione, almeno per certi versi, positiva rispetto al modello di giurisdizione nazionale sui marchi, che poggia sulle giurisdizioni nazionali, ma con un rischio, almeno in certi casi, di non dar luogo a una giurisdizione specializzata, sulla quale, ripeto, tutti erano d'accordo sin dall'inizio. Vi ringrazio.